L'ultima volta ho offeso un sacco di gente. Ho detto che i vegani non sanno quello che stanno facendo e che il loro cibo fa schifo. Mi dispiace per questo. I vegani sono la soluzione a tutti i problemi del mondo. Se diventi vegana, non ci saranno più guerre o povertà. Se mangi il tofu, cuorno, prodotti di soia, la carestia dei bambini sarà abolita. La ragione per l'enorme carestia in Cina durante gli anni 60 era perché noi europei mangiavamo carne bovina. Nel momento in cui la comunità vegana ha iniziato a mangiare cibo vegano, i bambini cinesi improvvisamente hanno avuto accesso a riso e ad una nutrizione adeguata. E tutti voi che mi hanno sostenuto nel mio momento di debolezza, sei un vegetariano, corra nel vaffanculo! Vergogna su di voi. Oggi, in onore dei grandi uomini e donne che non mangiano carne neanche latticini, farò il deserto più vegana nella storia di uomo gentile. Faccio un dessert di pigna collada, un dessert dei eroi. Vogliamo fare la panna montata, ma non possiamo fare perché i vegani non mangiano la panna. Ma loro sono gli eroi, allora vaffanculo tutti, facciamo con il latte di cocco. Dobbiamo separare il grasso. Compri il latte di cocco e metti nel frigorifero per 3-4 ore e poi si può separare semplicemente. E per questo dessert voglio fare un meringo. E per questo dobbiamo usare il bianco di uovo. Possiamo? No, certo che non possiamo usare gli uovi. Che cazzo sei? Un animale che vuoi ammazzare i bambini nella Cina e che vuoi distruggere tutto il mondo. Che mangi gli uovi. Vaffanculo. Noi usiamo il succo di cece. Sai che quando si compra il cece c'è un succo denso? Nel questo succo denso di cece ci sono i proteini. E questi proteini si può usare come il bianco di uovi. Vedi, la natura di vegani è migliore di tutto. Allora, due uovi significa più o meno 2 per 40 grammi di questo. Allora, 80 grammi di questo succo, un po' di succo di limone e dobbiamo mischiare, mischia! Come si fa i merenghi? E guarda qui! Adesso metto il zucchero, 60 grammi di zucchero e mischiamo, mischiamo e dopo più o meno 5-6 minuti fai la prova classica, capovolgerla e guarda! La schiuma è buona per fare i merenghi. Se tu non hai fatto una buona schiuma, allora sei fattuta. Allora la merda è nel pavimento e sei fattuto. E vaffanculo. Ma qui abbiamo una schiuma buona, bellissima, bianca, con profumo di merda di cece, disgraziati. Ma vaffanculo tutti, non mi frega niente. Non mi frega che il profumo è di un culo di un babuino, perché questo è la soluzione del mondo. E adesso metto il puder zucchero, come si dice? Un puder, sai questo zucchero qui? E non mischiamo, solo a mano facciamo così. E dopo nel forno, questo zucchero qui, con le quale non è mischiato con il resto, diventi un po' più croccante e buono. Ti vedi? Diventi buono. Fa le belle merenghi di sugo di cece. Ma che schifo, ma è buono. Madonna, vaffanculo. Che puzza, ma fai per i vegani. Va bene.
Il forno ai 100 gradi, 100 gradi. Lo so che non è tanto, ma si deve fare così. I francesi hanno deciso che si deve fare così, allora è così. 100 gradi. Mettiamo nel forno per un'ora, 45 minuti o un'ora. Dipende se sono grandissimi il merenghi o no. Eppure se vuoi i merenghi molto croccanti o se vuoi un po' più morbidi. A me piace le cose un po' più morbide, se non sono i cazzi, perché i cazzi duri è migliore di tutto. Se sei una ragazza o omosessuale, va bene, fai come vuoi. Adesso prendi il latte di cocco e guarda, il grasso è qui, semplicemente messo qui, e qui c'è l'acqua di cocco. Questo si può bere, è buono. Mettiamo un po' di zucchero e montiamo come la panna. Guarda, perfetto. E quanto la panna di cocco è montata, metto un po' di rum, perché voglio il sapore di una piña colada. Solo un po', non siamo ubriaci, solo un po'. E l'ananas, sei un esperto, taglia l'ananas come quello qui. Ma se no, allora taglia così e così. E vedi, questa parte qui è di merda, non vogliamo usare perché questo è molto duro. Come un cazzo di un vegano che vedi questo video, tagliamo. I merenghi sono pronti, dobbiamo aspettare un po', 20-30 minuti, e poi sono croccantissimo qui fuori, ma dentro sono un po' morbidi e buoni. E madonna, questo profumo è come il profumo di cece, vaffanculo, ma i vegani mi hanno detto che non è importante il profumo, l'importante è il sapore. Va bene, io voglio stare un eroe di mondo. Un merengo, la panna vegana di cocco, un pezzino di ananas, l'altro merengo vegano qui. E un po' di cocco qui perché è bello, ma non, se non hai le pezzi di cocco va bene. Il zucchero, questo zucchero di puder, e guarda, è vegano, è buono, mi fa duro, cazzo, no, non mi fa duro questo, vaffanculo, ma è buono, mangia, madonna. Se hai una ragazza, un ragazzo che è vegano, se tu fai questo deserto, loro diventano così arrabbiati che non lo so. Se tu non puoi scopare i vegani dopo fare questo, non lo so, non, penso che non c'è nemmeno una ricetta che ti può aiutare. Questo salmone buonissimo, guarda, piselli e salmone cotto come tu ci hai detto, ti vogliamo bene, ciao, saluta sempre. Ciao Food Emperor, è buonissimo, cazzo, tu cucini da Dio, vaffanculo quelli che ti dicono che non si fa cazzo, c'hai ragione te, è buonissimo. Tanti saluti dall'Italia, Samuele e Alessandro.